E siamo all'autofficina di Fabio Riti a Sant'Agata di Militello per parlare di impianti a GPL, ma questa volta ci occupiamo in particolare dell'impianto monofull. Chiediamo subito a Fabio Riti cosa significa un'auto monofull alimentata a GPL. Monofull significa che noi possiamo andare a risparmiare il 75% sul bollo auto. Però non rimaniamo senza la benzina, noi installiamo un serbatoio piccolissimo di 15 litri omologato, in cui in fase di collaudo poi verrà registrato sul libretto, e noi abbiamo un'autonomia di 150 km per arrivare ovunque in caso di emergenza. Per questo motivo è un serbatoio di emergenza di 15 litri per arrivare ovunque. Con questo serbatoio di 15 litri noi andiamo a diventare questa macchina monofuel. Abbiamo il GPL e quindi camminare la macchina GPL tranquillamente, e quando finirà il GPL possiamo utilizzare questi 15 litri. E la particolarità di questo impianto è che noi possiamo recuperare la pompa, nel senso noi abbiamo il serbatoio, un serbatoio fatto su misura per questo veicolo, recuperiamo la pompa della benzina e viene installato su questo piccolo serbatoio con il galleggiante, quindi noi possiamo vedere all'interno del veicolo quanto carburante noi pure abbiamo all'interno del serbatoio di 15 litri e la macchina funziona tranquillamente. Quindi l'autovettura può essere alimentata a GPL in due modalità: o installando semplicemente l'impianto a GPL e lasciando il serbatoio originale, oppure installando l'impianto e sostituendo il serbatoio del carburante, della benzina, con un serbatoio quindi di più piccolo, che vediamo già installato su quest'auto. Sì, l'abbiamo installato qua sotto. Ecco, questo è il serbatoio preesistente, quello che era montato all'interno. Qui sotto noi lo abbiamo tolto, abbiamo smontato il serbatoio e abbiamo montato un serbatoio piccolino di 15 litri con la sua stessa pompa, con lo stesso galleggiante, e quindi noi possiamo avere un'autonomia di 15 litri. Praticamente un veicolo facciamo una media di 10 al litro, abbiamo un'autonomia di 150 km. Così se uno finisce il GPL può arrivare in qualunque rifornire di GPL e ripartire. Quindi quest'auto fino a poco fa era un'auto a benzina, oggi è diventata con l'alimentazione a GPL ed è diventata un'auto monofuel. Monofuel, diventa monofuel perché noi non superiamo i 15 litri. Per legge qualunque veicolo abbia un serbatoio non superiore a 15 litri automaticamente diventa monofuel. Logicamente dobbiamo fare il collaudo davanti all'ingegnere, controlla tutto quanto, il serbatoio è omologato, quindi verrà registrato sul libretto, e da quel momento in poi, a vita, finché la macchina non verrà demolita, la macchina pagherà solo il 25% del bollo auto, risparmiando il 75%. Il vantaggio è questo, il vantaggio di trasformare un'auto in monofull è il vantaggio di non pagare più il bollo al 100%, quindi per le autovetture, soprattutto auto di grossa cilindrata, possono usufruire di questa agevolazione. Sì, logicamente su un veicolo che già paga 240-250 euro di bollo auto pagherà poi 60 euro, 65, e uno già può risparmiare 190 euro, e sono soldi, sono molti soldi. Quindi il monofuel conviene. Una riduzione del bollo che si mantiene inalterato nel tempo, quindi andrà avanti anno dopo anno? Sì, anno dopo anno, finché la macchina non verrà buttata a demolizione, nel senso se la macchina può circolare ancora altri 10 anni sulla strada, per 10 anni avrà il risparmio del 75% del bollo auto, finché la macchina non verrà demolita. Ecco, ritorniamo all'origine, questo diciamo è il serbatoio. Da questo serbatoio abbiamo installato su quest'auto questo piccolo serbatoio, quindi questo è il serbatoio di carburante, benzina, mentre poi l'impianto GPL viene collocato. Allora, noi qui potevamo montare pure il serbatoio a ciambella qui sotto, dove c'è la ruota di scorta. Allora, il cliente, comunque il cliente che fa, mi ha detto che doveva fare circa 300 km al giorno perché viaggia, deve fare 150 andata, 150 il ritorno, una ciambella da 36 litri dovrebbe fare tutti i giorni, fare andare al rifornimento. E quindi lui ha optato, dice no, montami la bombola più grande che c'è, mi interessa soltanto avere autonomia. E abbiamo montato dentro l'abitacolo una bombola di 80 litri
per avere tutta l'autonomia che il cliente vuole. Potrà fare circa, perché 80 litri, ma carica all'80%, quindi caricheranno circa 72 litri. E quindi potrà fare il cliente tranquillamente 700 km con un pieno. E questa è l'autonomia, più i 15 litri di riserva che avrà della benzina. Questo serbatoio originale è installato proprio in questa zona? Sì, si occupa sempre lo stesso alloggiamento dove era montato il serbatoio di benzina originale, viene installato il serbatoio di riserva di 15 litri. Per quanto riguarda la sicurezza, come siamo? No, la sicurezza è totale, il serbatoio addirittura è in alluminio, e che se guardiamo questo qua è in plastica, questo è tutto in alluminio, quindi la sicurezza è totale, sempre rimane alla stessa altezza di come era montato il precedente, e bloccato, sistemato per bene con la copertura in alluminio, e quindi non può succedere nulla. Questo è tutto un intervento che viene realizzato all'interno dell'autofficina, quindi basta portare l'auto qui e poi... Noi dobbiamo prima guardare il tipo di serbatoio, devo ordinare il serbatoio, fatto perché vengono fatti tutti su misura, perché noi abbiamo la particolarità che tutte le pompe delle benzine sono diverse da un veicolo all'altro, e quindi dobbiamo fare l'alloggiamento della pompa della benzina, di quello del serbatoio originale, dobbiamo adattarlo al serbatoio che noi monteremo. E quindi dobbiamo fare le cose tutte su misura. Ci vuole un pochettino di tempo, però si realizza tutto. Quindi dovete venire qua, guardiamo, ordiniamo il pezzo e lo sistemiamo e si fa tutto. Anche la parte del collaudo, quindi la parte amministrativa, viene svolta all'interno dell'autofficina senza dover andare poi a fare altri collaudi? Sì, dobbiamo fare, il collaudo viene fatto, viene effettuato tutto insieme, fra il collaudo del GPL, che dobbiamo collaudare l'impianto GPL, e poi dentro l'officina no, ci appoggiamo su un'altra officina che fa proprio i collaudi, che siamo convenzionati con loro, e quindi poi noi facciamo la prenotazione e collaudiamo il sistema di riserva di 15 litri e il sistema di alimentazione GPL, tutto lo stesso giorno, e poi ci verrà rilasciato dalla motorizzazione il libretto nuovo con tutto trascritto, con il serbatoio di riserva di 15 litri, con l'omologazione, il certificato, proprio l'omologazione pure dell'impianto GPL, e già figura nel libretto che il veicolo è monofuel, e quindi ogni volta che voi andrete a pagare il bollo già verrà ridotto il bollo del 75%, pagherete solo il 25% del bollo auto per sempre. Questo tipo di serbatoio, abbiamo detto che non ha bisogno di altri collaudi nel tempo, a differenza del serbatoio del GPL? Allora, il serbatoio del GPL va sostituito ogni 10 anni per legge, il serbatoio della benzina no, a vita. Questi serbatoi possono durare pure 30 anni, non hanno nessun tipo di scadenza, perché non ha pressione, non è in pressione, è semplicemente alloggia soltanto la benzina. Il serbatoio del GPL ogni 10 anni devono essere sostituiti, o gli impianti a metano, che devono essere sostituiti ogni 4 anni, che questo tante persone non lo sanno, e chi acquista un impianto con il metano, le bombole vanno sostituite ogni 4 anni, e invece quelli del GPL ogni 10 anni. Trasformare la propria auto in monofuel è costoso? No, il serbatoio si aggira più o meno circa 280-300 euro, dipende, poi dipende la manodopera che dobbiamo avere per lo smontaggio del serbatoio e il montaggio, più o meno cambia da macchina a macchina. Da macchina a macchina c'è un preventivo diverso, perché non tutte le macchine ci vuole lo stesso tempo per il montaggio, quindi dobbiamo valutare il tempo di smontaggio dell'impianto originale, il rimontaggio, perché dobbiamo fare le staffe, i supporti. Non è costoso, si recupera subito, basta fare un anno e qualcosa, già solo già se risparmiando il bollo auto, già si paga in automatico il serbatoio e la manodopera del montaggio. Si può trasformare qualsiasi auto in monofuel? Sì, qualunque veicolo a benzina si può trasformare in monofuel, tutti i veicoli. Di manutenzione bisogna fare in un impianto GPL?
Allora, le manutenzioni sono semplici, ci sono il filtro del GPL che va normalmente sostituito ogni 12-15 mila chilometri al massimo, e il filtro GPL sono questi qua che servono per salvaguardare gli iniettori. Se uno non sostituisce periodicamente il filtro, gli iniettori si intassano, si bloccano e poi si devono sostituire. Normalmente una rampa di iniettore dovrebbe durare circa 80-100 mila chilometri, tutto dipende dalla manutenzione che si fa, solo questo come manutenzione. Poi ci sono, vabbè, i riduttori, i polmoni, ma questi solo quando si danneggiano, durano 150-170 mila chilometri, 100 mila, dipende la qualità del gas che si trova in giro. Noi ora siamo diventati officina autorizzata Landi Renzo, sono officina autorizzata BRC e da ora sono diventato officina autorizzata Landi Renzo. Per tutti i veicoli usciti di fabbrica con l'impianto Landi Renzo, tutte le macchine Fiat, Peugeot, Renault, la Dacia, la Volkswagen, abbiamo il software per controllare le centraline, per controllare l'impianto GPL e fare ulteriore riparazione. E la cosa molto importante è che ora, quando arriveranno tutte a scadenza dei 10 anni delle bombole, che si devono sostituire ogni 10 anni, dobbiamo richiedere il nulla osta, quindi la Landi Renzo ci rilascia per ogni veicolo che deve sostituire la bombola, ci rilascia il nulla osta per la sostituzione del serbatoio, che questo è molto importante. Che ogni 10 anni poi me ne occupo tutto io, smontaggio, sostituzione della bombola e collaudo. Oggi sempre più auto vengono immatricolati direttamente in GPL. Quindi con questo tipo di autovetture, naturalmente i primi anni sono anche sotto garanzia, cosa può fare il proprietario quando magari vuole far controllare il proprio veicolo? Può venire all'interno anche di altre officine, magari appunto le officine autorizzate Landi Renzo? Sì, logicamente, se la macchina è in garanzia, voi dovete andare al concessionario che è da vostra, più vicino a voi. Se logicamente non riescono a trovare un problema o un difetto, potete venire da me e lo cerchiamo di sistemare insieme, non è un problema. Logicamente qualunque veicolo che ha l'impianto Landi Renzo o BRC potete venire da me e facciamo tutto quanto. Ci sono in giro tanti tipi di impianto, tanti tipi di marche di impianti a GPL, c'è una differenza da impianto a impianto? Il problema principale da impianto a impianto sono quasi tutti simili, il problema sono i software per entrare in centralina per controllare l'impianto GPL. Tutti i veicoli nuovi di altre marche purtroppo hanno un software che io non potrei entrare, io sono autorizzato ora Landi Renzo o BRC, quindi su queste centraline posso entrare tranquillamente, trovare il difetto, il problema e risolvere il problema. E se sono altre marche purtroppo non riesco a farlo, perché avrei bisogno di entrare con il software per poterlo controllare. Spieghiamo altri vantaggi dell'impianto GPL, perché naturalmente non è solo un vantaggio economico, perché c'è anche un vantaggio ambientale. Sì, logicamente il GPL o il metano che sia hanno un CO bassissimo, praticamente non hanno particelle, queste particelle, i micron particelle che sporcano l'aria, non esistono affatto, quindi la macchina diventa ecologica al 100%, qualunque veicolo, addirittura Euro 0 o Euro 1, che sono le macchine degli anni 70, degli anni 80, che inquinano tantissimo perché non hanno il catalizzatore. Addirittura queste macchine, installando l'impianto GPL, diventano Euro 6 automaticamente, perché non fanno nessun tipo di inquinamento, perché il GPL, anche se non hanno il catalizzatore, mandano un'aria pulitissima, quindi non inquinante, e addirittura risparmiano sul bollo auto su queste macchine Euro 0, facciamo che sono macchine a carburatore vecchissime, diventando Euro 6 pagano come se fosse un Euro 6 perché non inquinano, quindi hanno il vantaggio di risparmiare sul bollo auto da 3,50 euro che si pagherebbero 1,80 euro quasi, si dimensa quasi, perché diventano Euro 6 e risparmiano già un 25-30%, 40% di bollo auto automaticamente, perché diventano ecologiche.
In passato si pensava che era utile installare, vantaggioso installare un impianto GPL su un'autovettura quando in un anno si percorrevano molti chilometri. Adesso ultimamente, negli ultimi anni, il costo di un impianto GPL è sceso notevolmente, quindi diventa vantaggioso installare questo impianto anche per chi non fa poi tanti chilometri durante l'anno? Sì, bastano, allora, una persona che cammina poco possono fare almeno 10.000 km, li fa in un anno. E proprio risparmiando quasi un euro al litro al confronto della benzina, che il GPL costa 65-67 centesimi, se risparmio ogni 10.000 km circa 900 euro. Praticamente se paga l'impianto, perché gli impianti ora costano a partire da 750 euro, già abbiamo un impianto iniezione gassosa sequenziale di ultima generazione. Ci sono impianti da 750 euro, da 850 euro, quindi praticamente basta farne 7.000 km, 8.000 km già si è pagato completamente l'impianto e tutti gli altri chilometri sono tutti guadagnati. Un impianto riesce a fare almeno occhi chiusi 150.000 km senza problemi. Normalmente 100.000 km l'iniettore, ma ora ci sono gli impianti di ultima generazione. Il BRC di ultima generazione ora riescono a fare circa 200.000 km questo iniettore e quindi una manutenzione molto lontana. Uno per fare 200.000 km ci vuole una quindicina, ventina di anni, quindi quindicina di anni può camminare tranquillo che l'iniettore funzionano perfettamente. Possiamo chiedere le differenze e anche i vantaggi, quali sono rispetto a un'autovettura alimentata a GPL e un'auto a metano? Iniziamo a parlare delle differenze tra questi due tipi di impianti. Allora, il problema principale sono le bombole, le capacità e l'autonomia. Allora, il GPL, facciamo un litro di GPL, potrebbero fare 10 km con un litro di GPL. Con il metano ci vorrebbe 4 litri di metano per fare 10 km, ci vuole più volume, anche se si risparmia di più, perché il metano costa di meno del GPL, molto di meno. Uno potrebbe percorrere 300 km con 12 euro di metano, però ci vorrebbero bombole molte più grosse, per molta più capacità, perché per 100 litri di metano se fanno 250 km. E questo è il problema principale, ci vogliono molto il volume delle bombole, sono molto grande per poter fare, per avere una piccola autonomia. Invece con il GPL uno fa un rifornimento, mette una bombola di 25 litri e fa 250 km. E questo è il beneficio del GPL, che non ha bisogno di mettere troppe bombole, perché ci sono macchine che hanno due bombole, addirittura tre bombole del metano, perché non riescono ad avere il volume, la grandezza giusta per immagazzinare così tanto carburante, per poter avere almeno un'autonomia di circa 300 km, 350 km, perché se uno monta una piccola bombola come quella del GPL, poi si rende conto che potrà fare soltanto 60-70 km e ogni 60-70 km andare a fare il pieno di metano diventa un po' seccante. Le autovetture con questo tipo di impianti possono poi muoversi ovunque, possono anche entrare nei garage, perché in passato ci sono state delle limitazioni? Sì, con la nuova normativa, questa è la normativa, è uscita nel 2001, quindi dal 2001 in poi tutti i veicoli si possono parcheggiare nei box, nei parcheggi privati, nei box sotterranei fino a un primo piano. Si può parcheggiare ovunque, tutti i veicoli montati dal 2001 in poi sono tutti con la nuova normativa europea e escono sul libretto, già dice sistema di sicurezza E6701 e si può parcheggiare ovunque. Questo significa che sono impianti sicuri, perché magari qualche leggenda ci ha fatto preoccupare o appunto ha fatto pensare che magari installare un impianto simile su un'autovettura poteva comportare dei pericoli. Sì, no, allora le nuove bombole dal 2001 hanno la valvola di sovrappressione della bombola, fusibile termico, elettrovalvola di chiusura automatica, valvola antincendio, quindi sono sei valvole di sicurezza, proprio sono ultra sicure, possono stare tranquilli. Le bombole non scoppiano più, se c'è un incendio nel veicolo, hanno la valvola di sfiato, nel senso la macchina si prendesse a fuoco per l'impianto elettrico, facciamo, quando arriva il fuoco nella bombola non scoppia più,
si apre la valvola di sicurezza di sovrappressione. Quando arriva una certa pressione, si apre la valvola e fa sfiadare il gas all'esterno. La macchina è una palla di fuoco, però non scoppia la bombola, quindi non c'è lo scoppio, quindi può stare sicuro, uno tranquillo. Le macchine bruciano come bruciano tutte, però non hanno lo scoppio della bombola.